senti da sta terra di cui vi parlo, da per la rara dove somari, e come vite d'incanto voi, fai ci impazzire i meglio buoni, che vita si sciarriaro, per chi to sangue in tracciccia sia, e non c'era cura di li guaria. Sonna notte, carraggio cuore, picchia con decadenza, non la posso accettare, usia me vita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare, se terra d'amore e l'ipendizza rara, tu sei non pronti, pura alla morte, per liberarti, vista mala razza, che ti succausa. Non mi interessa un cazzo, perché oggi è come e se chiusa fa come mezzo mondo, non me la frega niente, capito? Non lo dico bene, eh? Se ci sento, ci sono molti, ci sono molti, andiamo. Io sogno pronto ad abbracciarti e per tutta vita servirti ad onorarti, sia di Sicilia, terra di fuoco, che aspetta fine di sto malo gioco. Io sogno pronto ad abbracciarti e per tutta vita servirti ad onorarti, sia di Sicilia, terra di fuoco, che aspetta fine. Terra d'amore e di pentizza rara, esercito di liberazione. Dai, va bene, ti faccio la foto. Cazzo, un po' di sensibilità ce l'ho ancora, per cortesia. Laura! Là che bruciato! Ai ai, qua mi stanno uscicando la crema pure, scusate. Ragazze, grazie. Ah! No, mi fate sudare, già c'è caldo. Allora, Salvo Puccio, vieni qua che sei il nostro cicerone. Che è sta porcheria qua? Che? Ah? Salvo, questa è la fognatura? C'è un tubo arrivano. Allora stiamo per andare, ora vi faremo entrare qua nell'Isola Bella, che è una cosa meravigliosa. Meno male che è sempre aperta, così si può venire, si può visitare, una cosa stupenda. Non è chiuso, non dite cazzate, ragazzi. Oh, di domenica non può essere chiusa l'Isola Bella, non dite cazzate, per favore. Salvo, ma si paga per entrare intanto? Quanto si paga per entrare, Salvo? 4 euro. Allora, dov'è che si fa il biglietto? Allora, andiamo a fare il biglietto. Per voi non vi preoccupate, certo che sta porcheria qua, onestamente... fuori, diciamo, onestamente, e vabbè, ma siamo, lo potrebbero sistemare ora per una questione di decoro, no? Vabbè, andiamo. Allora, non vi preoccupate che il biglietto per voi lo pago io, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Io non pago per chi sono, okay. Il padrone di certe cose. Allora, vediamo. Guardate qua questo percorso, guardate, guardate. Già c'è Elisa che si sta organizzando, sta togliendo scarpe, di tutto e di più, eh? Elisa! Occhio, occhio, occhio. Occhio, bene. Allora, vediamo, intanto si va a fare il biglietto. Guardate qua che meraviglia, eh? Il nostro isolotto, l'Isola Bella.
l'isola bella, guardate che meraviglia. Guardate. Oh, il nostro vice sindaco, che bedito in versione estiva. Ah, Alessandra, dici che si bedito in versione estiva. Ah, diventa rosso. Oh, attenzione, chi si sciddica, forza Laura. Oh, allora, vediamo dove si fa il biglietto. Guardate, ve lo pago io il biglietto, entrate con me voi, non vi preoccupate, entrate con me. Guardate che meraviglia, guardate da qua che panorama che c'è. Guardate. Salvo Puccio, Salvo, vieni qua, spieghiamo un attimino una cosa, vieni qua. Allora, noi dobbiamo fare che cosa la prossima settimana, che si farà lì? Le rampe? Che si fa? I corridoi di lancio. Per entrare e uscire, raggiungere. Questo è per garantire la sicurezza dei bagnanti rispetto ai natanti. Cioè, nel senso, per ma non doveva già essere fatto da un bel po' di mesi. Stanza e tutto. Vabbè, come dice, proviamo ora, no? E pazienza. Avanti, forza. Oh, lei sa bastutare un attimo, perché sennò ci interferisce con la nostra diretta. Deve parlare in silenzio per 10 minuti, così ho poi l'intervista, non si preoccupi. Oh, basta, avanti. Ora, dov'è che si fa il biglietto intanto? Avanti. Ma che c'è su quest'isolotto, che c'è? C'era una casa qui. Stanotte c'era che ballava così. Guarda, ma io vedo che balla, scusa, guarda, così. E fatti vedere, così. Gli ballava il naso. Allora, che c'è qua? Non ho visto nessuno ballare, non pensare che. Che col ballava col naso, no? 5.000 persone. Allora, che c'è qua su questi isolotti intanto? Questi isolotti intanto io voglio dire un posto ambientalmente, paesaggisticamente e naturalmente unico al mondo, perché chiaramente sì, è una baia fantastica e costituito geologicamente da un blocco rocciato. Quindi questa è unica, deve alzare la voce, dicono. Sì. Allora, stavo dicendo che geologicamente e paesaggisticamente e ambientalmente è unica al mondo. Oh, quindi ce l'abbiamo solo noi. Assolutamente sì. Quindi lo dobbiamo mantenere bene, sì. E lo dobbiamo fare visitare, perché ce l'abbiamo solo noi. Ecco perché la domenica mattina è aperto pure. Ci mancherebbe pure, no? Allora. La domenica mattina è pure aperto. Salutate dal mondo, ecco, vi salutano. Vedete qua queste sirenette come escono da queste, eh? Guardate. Oh. Guardate sta sirenetta anche... pure, ah, che schifo. Oh. Quindi è unica. Stanno lavorando, quindi stanno facendo lavori. È aperto. Bene. Oltre che essere, diciamo, un isolotto stupendo, ecco, sopra c'era la vecchia residenza dei Bosurgi, che era importante fare. Ah, che hanno scavato, dice, in tutte queste rocce. Hanno fatto un posto unico, una cosa unica. Una cosa incredibile, incredibile. Perché ma di chi è questo isolotto? Ora è mio. Oggi è della regione siciliana. Perché non è mio? Non sono io il sindaco, scusa. Lo so, però è della regione siciliana. Ma lo voglio io, non è possibile. Sta regione siciliana, non è possibile rompere le scatole anche qui. Non ne basta già Giaudea Santico. Oh, allora chiederemo anche questo, lo voglio io. Lo chiederemo anch'io. Schifani, che fai? Me lo dai? Avanti, me la dai l'isolotto in affidamento? Avanti, forse ci mettiamo d'accordo, non ti preoccupare. Ogni tanto ti facevo venire il canto e fumi una sigaretta, tranquillo. Però daccelo. Allora, l'ingresso cortesemente. L'ingresso, appunto, la Regione Siciliana ha istituito una riserva regionale, c'è una zona A, una zona B, e l'ha data in gestione a diversi enti, in ultimo dal 2017 al CUT Ghana. Consorzio universitario, bla bla bla, è una cosa. CUT Ghana! Sì, è un consorzio universitario, CUT Ghana, che gestisce questa come altre. CUT Ghana, come COPLAC. In un certo senso. CUT Ghana, quindi il CUT Ghana è un consorzio incardinato all'interno dell'Università di Catania. Di Catania, ma con tutto il rispetto di Catania, però dico a Catania, gli enti catanesi si gestiscono il territorio di Catania, qua onestamente dovrebbe essere il territorio di Messina, quindi l'Università di Messina non esiste. Magnifico rettore, prendiamo nota. Bene, quindi nel
2017 l'ultimo affidamento il Gutgana è scaduto l'affidamento, lo sapevano? È scaduto, poi l'impresa è stata in prorogazione. Bene, allora lo chiediamo noi come comune, per cortesia. Per gestirlo possiamo entrare nella gestione, ma deve essere un soggetto riconosciuto a livello regionale, come la città metropolitana, per esempio, che già gestisce le riserve naturali. E perché non ce la prendiamo con la città metropolitana? Faremo la richiesta. Giura. Faremo la richiesta. Domani. Faremo la richiesta. Domani. Domani faremo la richiesta. Domani faremo la richiesta come città metropolitana di Messina. Scusami, visto che già gestite altre riserve, poi ci mettiamo d'accordo qua, perché la città metropolitana col comune di Taormina ragiona, non è che è come Cuschifano e finisce a schifio sempre. Giusto? Bene. Gli americani se ne stanno tornando indietro perché hanno provato chiuso. E tra l'altro non c'è nemmeno, vedete, il cartello che dice. Ragazzi, è aperto, non vi preoccupate che ora entrate con me. Qua ora non so come finisce. Allora. Cacciamo questo. Chi è? Ma lei è fortunato. Lei è fortunato. Questo certo, lavorare per la regione è una fortuna. Guardate, lui vive in questo posto meraviglioso. Però volevo dire, siccome sono lavori in corso, magari se entrano alcuni di voi, non tutti, perché sono lavori in corso, non possiamo. Scusi un attimo. Permettendo il 2013, che è pericolante. Ok, ma proprio di domenica. Ma da scusare, io questo vorrei capire che ne so, questo dipende. Cioè qua c'è gente che vuole entrare. No, perché ancora non è messo in sicurezza e non possiamo aprire. Ora venerdì si parla, probabilmente venerdì si deve aprire, venerdì. Venerdì 23. Io vengo qua venerdì 23. Comunque il nostro direttore è Vaticano, lei si è mandato la circolare che il 23 si apre. Un cartello, qualcosa che dice. E avete ragione, però purtroppo. Guardate che bordello che c'è qua che vuole entrare, guardate. Questi sono venuti americani di vari luoghi. Qua. Di Fiume di Nisi? Come from? Di Fiume di Nisi? California. Non siete di Fiume di Nisi? No, no, California. Loro non sono di Fiume di Nisi, sono. Ah, qua ci abbiamo la tizia che esce naturale. Ah? Oh. Senti, ci domande perché vengono qua. E così facciamo la traduzione simultanea. Va, applauso! Senti, dici che sogno usino io, dici. Ciancio, diciste. E allora, siccome voi vi siete maritati. Ma con me devo entrare. Buona eccezione. E allora, io ora, con la concessione, ovviamente stiamo attenti. Camminate con me solo voi due. Entrate, è il mio regalo di nozze. Va bene? Oh. Però, quando vengo a California, non è che vi scudate. Benissimo. Non è che siete come i politici che sparano fesserie e si scodono dopo. Benissimo, ci siamo. Benissimo. Di nostre. Bene, allora. Entriamo un attimino io, tu e loro due. Bene. Evitiamo di fare filmate, cose, perché siamo sul lavoro in corso. Ma io sono qua, sono in diretta mondiale. Ero venuto perché io non c'era l'avviso. No, non ci siamo. Allora loro entrano solo, io non entro. Perché? Io ero venuto per entrare. Siccome non avevo visto nessun avviso di domenica. Poi scusa, che c'è del Dersano? Non capire. Noi non inquadriamo gli operai, le cose, non ti preoccupare, questo assolutamente. 100%, ci mancherebbe pure. Avanti, dai, entriamo, forza. Prego. Non è il problema delle cose, però succede un incidente. Assolutamente, concordo con questo. Ci siamo, avanti. Ah, ragazzi, sono sposati, sono venuti qua. Mi ciancio cuore, mi restano fuori a Carrera Potta perché giustamente non sapevano che era chiusa ancora, eh. Guardate che sono belline, guardate, qua siamo solo 1100, ma non mi preoccupa, pure dalla California vi vedono, guardate. Oh. Allora, possiamo per cortesia? Dai. Quattro, è lui che mi fa qualche foto, solo questi, stop. Solo quattro per una questione di sicurezza. Poi allora venerdì prossimo sarà aperto per tutto il mondo. Sì, così Vaticano, lei così Vaticano comanda qua. Benissimo. Come si chiama Vaticano?
Gabriella. Gabriella! Ti raccomando, Gabriella, fai la bella. Noi venerdì prossimo vogliamo entrare tutti qui, ok? Quindi promesso, ci ha risposto già Gabriella, ha detto sì. Allora, venerdì prossimo, per decreto di Gabriella Tigano, qui sarà aperta a tutti e noi veniamo qui anche definitivamente. Ora si stanno completando i lavori. Prego, madame. Eh? Ma altro che strano amore. Ah, o c'è, come era quello che faceva, come si chiamava quello là? Di... Castagna, come si chiamava? Ah, strano amore, lui era, strano amore, ragazzi, una cosa eccezionale. Allora, in via eccezionale, perché stanno completando dei lavori. Oh, avanti, ragazzi. Oh. Ragazzi, siamo poco, 10 minutini, un quarto d'ora e siamo da voi. Guardate, giustamente, guardate qua, di domenica. È ovvio che la gente vuole entrare, no? Oh, avanti, dai. Vi faccio vedere questa meraviglia. Quanto si paga per entrare qua? 4 euro. Quanti visitatori ci sono mediamente quando aprite? All'anno siamo sui 40-50 mila visitatori. Giornalmente, questo meno qua, 100-200 persone al giorno. Al giorno. E il periodo di apertura quand'è? Tutto l'anno? Lucia, sì. Ci sono stati ultimamente dei problemi di lavori, hanno dovuto fare dei lavori, quindi... E certo, si poteva pensare prima, però, obiettivamente. Ora già siamo in piena stagione. Lo so, non sono io presente alla regione ancora, non vi preoccupate, che quando arriverò io queste cose si programmano prima. Questi lavori si fanno ad aprile, basta. Scusatemi, no? Non funziona così. Guarda. Oh. No, due o tre cose veloci più suggestive e poi ci perché non voglio essere d'intraccio. Mi dite voi perché tanto poi voglio tornare con calma e visitare tutto. Qui c'è la grotta delle barche, dove arrivavano direttamente con i natanti e venivano poi issate sulle barche e entravano direttamente. Ma entravano nella roccia sotto? Guardate, qua è tutto scavato, eh. La cosa più suggestiva, così a volo. Lucia, fagli fare un pochino di un mezzo giro, almeno si rendono conto di che. Sì, guardate che meraviglia, ragazzi. Tutto scavato nella roccia qua, Qua. Tutto scavato nella roccia. Guardate qua. Oh, guardate qua. Guardate qua che giardino sulla baia. Guardate che meraviglia. Ma queste cose così dove si trovano? In altri onestamente, vedete, tutto scavato qua. Doveva venire a fare il sito per venire qua lì, non c'è venuto mai sicuramente. È vero, mai. Quindi qua arrivavano con la barca, vedete da qua, guardate, c'è incredibile, e entravano direttamente, pazzesco, guardate, da qua entravano con la barca, guardate qua, che meraviglia, entravano direttamente qui, vedete, ecco qua. E da lì poi entravano nella meravigliosa villa, tutto scavato, guardate. Qualche cosa così a volo di meraviglioso e poi voglio venire con calma con la Tigano, con Gabriella voglio venire qua. Ecco, sì, esatto, saliamo nel terrazzo, poi entreremo con la Tigano, come giusto che sia, che è la dirigente del parco archeologico Taormina Naxos. E scusami un attimo, però non stai capendo una cosa. Cioè, il parco archeologico si occupa della manutenzione. Ma parli di qua? No, qua è riserva, non c'entra il parco. E qui? No, c'entra il parco. No, io mi confondia, figlio. No, la riserva, l'isola bella è nel suo parco. L'isola, parco si occupa. Perché mi stai confondendo, ora vi dico io una marrovata. Si occupa della riserva. Sì, però vorrei capire una cosa. Le interventi di manutenzione. Il parco. Bene. Gli incassi? Il parco. Il 4 euro. Ecco. Mentre il ticket che vorrebbero restituire per là andrebbe alla riserva. Sì, dove? L'accesso alla spiaggia. L'accesso alla spiaggia. C'è una proposta regionale sulle riserve. E che so, facci? E perché devono fare sulla spiaggia? I servizi che li stiamo dando noi ora. E questo è... Non ho capito. Per i costi di gestione... Non ho capito che cosa c'entra questo. Guardate qua. Ma c'è Pio pure che fa Pio Pio. Dove saliamo? Qua? Da qua? Guardate che meraviglia, ragazzi, guardate. Guardate, ora vi farò vedere una cosa straordinaria. Buongiorno! Buongiorno. Un po' di cantiere qua.
Non ci sono problemi, tranquillo. Dove andiamo? Adesso dove dobbiamo andare? A sinistra, guardate. Ma questa è la famosa porta segreta. Ah, la porta segreta, c'è una porta segreta. E se la facciamo vedere non è più segreta, guardate qua. Guardate. Ah, vedete? Qua. Ma questa è una porta segreta. Vedete? Però la stanno facendo manutenzione. Va bene, andiamo. Andiamo qua. Ma perché c'è pure la piscina qua? Funzionante. L'idromassaggio pure. Vabbè, una volta, non è più. Madonna ragazzi, guardate qua che meraviglia, guardate. Andiamo qua a destra, andiamo in piscina. L'isola bella, Villa Bosurgi. Guardate là, guardate che meraviglia, guardate. Quelli sono tutti appartamenti. Lì in alto. Li vedete? Quanti anni hanno impiegato per fare questa meraviglia? Eh? Assai, esattamente. Guardate. Non so, però chiaramente come vedi. È qualcosa di unico. Madonna mia, guarda. Qualcosa di unico. Guardate qua la piscina. Incredibile, guardate. Che meraviglia. Tutta scavata nella roccia. Riempita con acqua di mare. Avete capito? Tutta scavata nella roccia. Guardate qua che balcone splendido che c'è qua, guardate. Immaginate un bagno qua, in piscina, e poi, ecco qua, guardate che meraviglia, guardate. Da venerdì prossimo potete venire a visitarla, si paga un biglietto di 4 euro, e 2 euro, 4 per gli adulti, sotto i 25 anni 2 euro, sotto i 18 anni gratuito. Quindi sotto i 18 anni gratis, sotto i 25 anni 2 euro fino a 19 anni, da 25 anni in su 4 euro. Vi consiglio di venire perché è una cosa unica e veramente potete, guarda la Deve Salvo Puccio, incredibile, sembra Hulk, l'incredibile Hulk, vediamo, rifallo, non riaprivo, questa è una delle porte segrete, si chiama tecnicamente, guardate. Guardate Salvo Puccio, quindi ce ne sono tante di queste porte segrete, guardate ragazzi, c'è una porta fatta con la pietra, vi rendete conto? Auscio che porta blindata, e qua che c'è? Un salone c'è qua? Sì, sotto ci sono i saloni, ma è tutta scavata. È incredibile ragazzi, aspetta, guardate qua, cioè questa è da vedere tutta con calma, ora dobbiamo andare. Fatemi vedere solo l'ultima cosa, perché noi dobbiamo andare ora. Ecco, l'affaccio sì, sul mare. Bella, meravigliosa. Meravigliosa, guardate. Oh. E lei da quanti anni ha la fortuna di vivere qua? Io sono qui dal 2021. Dal 2001. Ah, appunto, che Maria, troppo fresco dal 2021, ma scusate. Guardate da che fresco, qua si sta bene. Ma è una fortuna stare qua, ma che bello ragazzi, cioè qua si deve pagare per entrare e chi ha la fortuna di stare qua ed è pagato, minchia è un paradiso, ragazzi, onestamente, io la invidio, onestamente, guardate qua che meraviglia, guardate. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Ragazzi, per cortesia. E lo so che ha detto che è il sindaco qua. Infatti mi aveva gelosiato un attimo. Se io guardo un po' con il suo amendoe. Ah, guardate qua. Facciamo vedere qualcosa di strabiliante. Ah, ok. Ah. Era bello da vedere. Guardate, un'altra passo. No, richiudiamo un attimo. Guardate qua, ragazzi. No, in caso vai, tranquillo. Guardate qua ragazzi, guardate, ecco qua, di queste non avete idea quanto ce ne sono, di queste cosiddette porte segrete. No, dobbiamo andare che ci dobbiamo andare a lavorare, io starei qua veramente, anzi ci posso domandare se mi fa, posso dormire qua, c'è una camera da letto? No, ma c'era la camera da letto, ma io faccio fare un decreto da Schifani, è come sindaco Tommo qua, guardate qua,
Guardate qua, tutto scavato, eh. Guardate, tutto scavato nella roccia. Guardate. Guardate qua. Qua siamo all'interno. C'è tutto scavato nella roccia, guardate qua. Guardate. Ecco qua. Guardate che meraviglia. No, no, io ora parlo con Renato Schifani e gli dico di concedermi di dormire qua. E appunto, e allora ora con Renato troviamo l'accordo. Guardate qua che meraviglia. Guardate che meraviglia. Cioè questo è il balcone. Guardate. Guardate. Tutto roccia. Guardate. Che bel gabbiano che c'è, che meraviglia. Che bello. Guardate quelle camere. Quelle che sono? Camere da letto? Che sono? Sì, lì sopra c'è la camera da letto. Là. Camere da letto ci sono, ragazzi, là. Le camere da letto. Io dormirò là. Ora parlo con Renato Schifani. Guardate qua. Eh? Ragazzi, vi rendete conto? Io vi ho detto che era un posto unico. Guardate qua. Guardate, guardate che meraviglia. Guardate. Guardate. E da qua, scusami, c'è tutta la... Si scende poi a mare. Ci sono dei passaggi. Non sono più, diciamo, praticati. Quindi loro scendevano direttamente da qua, con questi passaggi segreti. Ragazzi, là c'è il nostro gabbiano. Però voglio dire, sì, lì c'è una che era incredibile, incredibile. Venite all'isola bella. Questo è il periodo che gli italiani edificano e fanno poi. Venite, venite. Da venerdì prossimo è aperto. Da venerdì prossimo è aperto. Alle 7 di sera. Ai ai ai. Allora noi gli diamo la gestione allora della riserva. Vogliono farsi la foto. Così, certo, certo, certo. Guardate che meraviglia. Con Basile di fare. Assolutamente. D'altronde è giusto così. È giusto così. Oh, ma che meraviglia, guardate che piccioncini, i nostri sposini, guardate che sono felici. Che belle. Tieni un attimino tu là, così, basta che tieni così. Facciamo una foto qua, va. Qua. Vai. Oh! Would you like to? Yes, please. Vai, 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 ragazzi, che bello, che bello, che bello. No, no, vediamo ora di chiedere la gestione, così cerchiamo. Oh, forse era la sua? Ecco qua, guardate che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Ma sembra una nave, veramente, eh? Lo blò di una nave. Va bene, noi dobbiamo andare perché abbiamo un sacco di cose da fare. Oh. Poi verrò con calma per tutti i reperti. Questi tutti i reperti, vedete? Qua lui è il sindaco dell'Isola Bella. Oh. Oh. Tanti, guardate qua. Che cose meravigliose. Queste qua sono tutta la... I Bosucci, questi sono, no? Tutta la dinastia. Guardate che meraviglia. Vediamolo, vediamolo, vediamo, 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 vediamo i Bosucci. Questo è il vecchio che porto la chiesa. Ah, guardate che meraviglia. Va bene, andiamo, andiamo, andiamo. Verremo con calma, faremo una diretta, ve lo prometto, dove faremo una diretta non stop con la dirigente del parco, però, con Gabriella Tigano, e inizieremo il percorso come abbiamo fatto, ma faremo una visita guidata, ovviamente. Guardate qua la porta segreta, sopra c'è la camera da letto, dove andiamo? La camera da letto, sì, quanto... ah, venite, vi faccio vedere la camera da letto, vedete questa qua, porta segreta. Ora vi faccio vedere dove andrò a dormire e chiederò la concessione a Schifani. Guardate qua, guardate. Guardate qua, attenzione, guardate dove stiamo andando, guardate dove stiamo andando. Ecco qua, camera da letto scavata nella roccia, eh? Camera da letto scavata nella roccia.
Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Cioè, ragazzi, cioè, incredibile. Qua c'era il letto, e ora mi rimetterò io il letto qua. Guardate, con un affaccio sul mare direttamente. Voi immaginate, voi vi alzate la mattina e vedete questo paradiso. Questo paradiso. Guardate qua. Guardate. Cioè, è incredibile, bellissimo. E c'è questo terrazzo, ora ci affacciamo. Pure i bagni ci sono. Incredibile, guardate qua. Guardate qua che bagni, tutti scavati nella roccia. Guardate qua. Guardate. Questa doccia. Guardate che vasca meravigliosa. Tutto nella roccia. Ecco qua, qua. Che bello. Ora vi faccio vedere il balcone. Guardate dove si affaccia qua. Direttamente dalla camera da letto. Guardate. Guardate. Guardate che c'è qua. Guardate che c'è qua. Non è un paradiso. Non è un paradiso. Guardate. Guardate questi sedili. Qua, seduti a riflettere, a rilassarsi. Che meraviglia. Che meraviglia. Ecco fatto. Eh? Guardate che meraviglia. Questo è un balcone sul paradiso. Vedete? Ecco qua. Questa è la roccia. Quando vi dico è tutto scavato nella roccia, guardate. Guardate. Ecco qua. Quella era la camera da letto dove siamo entrati poco fa. Abbiamo questi bagni. Questi sono il terrazzo. Ecco qua. Va bene. La nostra diretta finisce qui. Da questo paradiso. Vi prometto che vi porterò con Gabriella Attigano, con la direttrice del parco archeologico Taormina Naxos, e faremo un giro e ci faremo raccontare la storia di questo meraviglioso luogo. Da venerdì prossimo intanto potete venire, perché sarà aperto per tutti. A dopo.